Sono diversi i claim che si trovano sulle etichette dei prodotti cosmetici, ma che in realtà non hanno niente a che vedere con le certificazioni o con i marchi vegan e cruelty free. Ma quali sono e cosa significano veramente? Vediamolo insieme. Alcune diciture sono studiate per evidenziare la qualità dei prodotti e soprattutto per indicare l'attenzione particolare alla sicurezza dei consumatori che l'azienda madre ha posto nella produzione di un determinato cosmetico. Queste diciture però non sono normate da procedure specifiche. Vediamone tre delle più diffuse. Questa dicitura, per esempio, si riferisce ai controlli a cui tutti i prodotti cosmetici devono obbligatoriamente sottostare in fase di produzione prima di poter essere messi in commercio. I prodotti cosmetici, infatti, possono essere soggetti a contaminazioni da parte di vari microrganismi ed è quindi necessario un controllo perché ciò non avvenga. Questo claim indica che l'azienda produttrice ha provveduto a effettuare ulteriori test clinici sul prodotto finito, quindi il cosmetico nella sua formulazione finale è stato testato su volontari umani. Indica che il cosmetico è stato sottoposto a test dermatologici per la tollerabilità cutanea. Anche in questo caso il prodotto finito è stato sottoposto a test su volontari umani. Quando acquistiamo un cosmetico, dunque, dobbiamo fare attenzione e non farci ingannare da promesse e descrizioni riportate in etichetta. Non temere, è facile fare acquisti consapevoli, controllando l'inci di un cosmetico, aiutandoti con il sito biodizionario.it, grazie al quale potrai valutare facilmente l'origine delle sostanze cosmetiche e il loro impatto sull'ambiente. La presenza di loghi di certificazioni ufficiali, preferendo prodotti che aderiscono allo standard Leaping Bunny per il cruelty free e Vegan OK per l'assenza di derivati animali nel prodotto e nel packaging, supportando aziende che non praticano la vivisezione. Bastano davvero pochi accorgimenti per far sentire la propria voce e dare vita al cambiamento attraverso le proprie scelte d'acquisto.